dipendenti di Faenza, sempre noi, Radio Saiuz, girovagando qui per Faenza, abbiamo trovato Alessandra. Alessandra, dici chi sei? Allora, io mi occupo del marketing delle nostre riviste di musica che sono distribuite a livello nazionale. È una rivista, magari la faccio vedere, vinile. Allora, cominciamo con vinile, visto che... Aspetta, visto che la stai citando, intanto mi avvicino al nostro grande, grosso Saiuz e la faccio vedere così. E magari ecco, questa è una rivista, siamo stati la prima rivista in Italia a riproporre la passione del vinile, che è ovviamente in un trend di crescita, come avete potuto notare. È una passione che sta riavvolgendo gli amanti della musica. Poi editiamo una rivista di rock, è classic rock, e anche questa... Arrivo sempre tre cose, cioè, no? Cioè, mi rimanevano due, o 50 e 50, quale sarà quella sbagliata? Esatto. Allora aspetta, chiedo allora a testa di caso se magari vuoi riprenderci anche... No, lui ignora, lui non ci considera. Se ti avvicini possiamo anche riprendere senza che facci chilometri, grazie. Ta-da! E questa è una rivista che sicuramente conoscerete, Classic Rock, è molto conosciuta, molto seguita. E poi abbiamo per gli appassionati una testata ancora più verticale, parliamo sempre di musica, e abbiamo la testata Prog. Adesso mi avvicino io perché ho capito che l'ausilio non... Ecco perché si chiama così, c'era un motivo. Eccoci qua. Dimmi se si vede, caro Saiuz, perfetto. Sono delle riviste che si possono trovare in edicola, si possono acquistare sul nostro sito. Sì. Tra le altre cose, noi abbiamo anche un sito di musica che invito tutti ad andare a vedere, che si chiama stonemusic.it, dove se ci sono artisti che vi seguono, comunque dei gruppi, delle band di carattere regionale o locale, possono, nella sezione lifestyle, possono addirittura inserirsi gratuitamente i loro tour e le loro date. Sì. Quindi è un servizio che diamo alla musica, a chi ama la musica e a chi fa musica. Quindi io posso soltanto fare un invito, leggete le riviste di musica. Senti, ma se io dovessi trovare qualche riferimento online, dimmi qualche sito, un sito centrale dal quale trovare tutte queste cose. È stonemusic.it. Stonemusic.it è il nostro sito che fa riferimento comunque a tutte e tre le nostre riviste cartacee, e in più a questo servizio appunto online, dove la gente appassionata di musica può trovare anche altri generi musicali, notizie, e in più ha questo servizio per chi fa musica di potersi inserire le proprie date del proprio concerto. No, comunque è interessante anche, no, durante una chiacchierata, soprattutto quando si parla di web, quindi tutto ciò che ne facciamo rimane impresso, avere anche quello che adesso chiamano il tag, no? Cioè un hashtag, un riferimento per andarvi anche poi a ritrovare, a trovare tutto ciò che c'era. Certo, assolutamente, assolutamente. È stato un po' un'impaneatura. Sì, assolutamente. Questo è un evento sicuramente molto importante per il mondo della musica. Ci è piaciuto molto, abbiamo sentito degli artisti emergenti molto validi. Quindi secondo me, per chi ama la musica, questo è un evento importante. È vero. Alessandro, noi ti ringraziamo. Ringrazio io voi per lo spazio che ci avete dedicato. Adesso appoggiamo i microfoni, intanto salutiamo gli ascoltatori che ci hanno ascoltato in diretta, ci ascolteranno anche nelle registrate che appunto rimarranno in etere. E noi restiamo comunque sempre qui perché il meeting, il MEI, continua tutta la giornata e quindi sarà una giornata bella lunga. Appoggiamo i microfoni, poi chiediamo a testa di caso se ci sente, perché sai che lì ha anche problemi di... Sì, l'abbiamo trovato così. Ah, ma c'era dietro una persona che mi stava... Non me ne ero accorta. No, perché noi abbiamo due inquadrature. Sì, perché ci piace intanto strafare. Adesso chiedo a testa di caso appunto di farci anche una foto che poi appunto teniamo. Bene. Ti prendo il microfono.